Allora, ciao a tutti, il mio nome è Angela e sono ricercatrice qui al PSI e sono arrivata al PSI nel 2010. E sono molto contenta di essere qui e adesso proverò a dirvi perché, in connessione anche al tipo di ricerca che facciamo qui. Allora, come dicevo, sono arrivata nel 2010 e sono coinvolta in tutta una serie di varie attività sperimentali, fondamentalmente 4 progetti, 2 esperimenti e 2 studi di fattibilità per nuove linee del fascio. Mi concentrerò in particolare su questi 2 esperimenti e in particolare su uno dei 2, che è l'esperimento MEG, perché guardando indietro nel tempo questo esperimento rappresenta la frazione di tempo più larga pensando alla mia esperienza scientifica e quindi posso dire molto di più riguardo a questo esperimento. Allora, ecco, prima di tutto faccio parte del gruppo della fisica dei muoni qui al PSI, che è una sottobranca di quello che è il gruppo della fisica delle particelle elementari. Allora, ricordiamoci subito che cosa la fisica delle particelle elementari cerca. Fondamentalmente la fisica delle particelle elementari tende a rispondere a 2 domande. La prima è sapere quali sono i costituenti fondamentali della materia, la seconda è capire come i costituenti fondamentali della materia interagiscono fra di loro. E di fatto il grosso lavoro riguardo alla risposta, cercare di dare una risposta a queste 2 domande, è stato fatto praticamente alla fine del secolo scorso, quindi siamo, diciamo, nel 1950, e da lì fino, diciamo, all'inizio del nuovo millennio, di fatto è stato costruito e supportato con i risultati sperimentali il modello standard, che è la teoria che descrive i costituenti fondamentali della materia e il loro modo di interagire. La cosa spettacolare, direi, ecco, di questa teoria è che di fatto la complessità dell'universo in realtà è possibile descriverla in termini di pochi costituenti fondamentali e di soltanto 4 forze di interazione. Detto questo, allora vediamo come la ricerca che stiamo facendo qui si collega alla fisica delle particelle elementari. Allora, l'esperimento MEG cerca la cosiddetta violazione del sapore leptonico, insomma un parolone detto così non si capisce quasi niente. Che cosa vuol dire? Allora, come dicevamo prima, fisica delle particelle elementari, la fisica delle particelle elementari vuole studiare i costituenti fondamentali e le interazioni fra questi costituenti. Ed è interessante notare che quando questo studio viene fatto, di solito vengono scritte delle equazioni, e queste equazioni sono molto semplici e si semplificano ulteriormente se esistono delle simmetrie che permettono di descrivere questo tipo di interazioni. Allora, attualmente, come abbiamo detto, il modello standard descrive questi costituenti fondamentali e le loro interazioni, però ci sono delle domande fondamentali alle quali questo modello non è capace di rispondere. Pertanto il processo è quello di, come dire, estendere l'attuale teoria cercando di come dire, conservare tutti gli aspetti positivi di questa teoria e aggiungendone altri che permettano di colmare così le lacune che sono presenti nella teoria iniziale. È un processo questo che non stiamo inventando ora, perché già in passato questo processo di, come dire, inglobamento è stato già fatto, pensando alla teoria di Newton e al passaggio alla teoria relativistica di Einstein e poi alla quantizzazione, che mettendo tutti insieme ha portato alla formulazione della teoria quantistica dei campi, che è appunto la teoria che è appunto il modello standard. Il modello standard è una teoria quantizzata di campi, di campo. Allora, ecco, proviamo allora a capire qual è la connessione con questo tipo di ricerca. E il nostro esperimento appunto cerca questa violazione del sapore leptonico, che è un processo che, pensando al modello standard, non deve avvenire. Oppure, aggiungendo un po' le cose, facendo un po' meglio i calcoli, eccetera,
potrebbe avvenire il processo che stiamo cercando, ma con una probabilità trascurabile. Possiamo dire, a livello che ci interessa a noi, zero. Allora questo significa che se mai noi trovassimo il processo che stiamo cercando, questa sarebbe una chiara evidenza del fatto che esiste la supersimmetria nell'universo, che sarebbe questa teoria che, come dire, generalizza il modello standard e che capace di rispondere a queste a quelle domande fondamentali a cui il modello standard non riesce a sopperire. Perché allora è eccitante essere qui al PSI? Perché di fatto questo tipo di esperimento oggi si può fare soltanto in questo laboratorio, che fornisce il fascio più intenso di muoni al mondo continuo. Allora, perché è importante questo discorso della intensità? Perché, come dicevamo prima, stiamo cercando un processo che ha una probabilità bassissima di accadere. Allora è fondamentale, come dire, cercare di avere un elevato numero di particelle per poter così, come dire, colmare la bassa probabilità che il processo avvenga con l'elevato numero di particelle che vengono studiate. Per capire un po' la relazione, diciamo, del perché ecco noi dovremmo credere all'esistenza di queste supersimmetrie oppure no, possiamo ricordarci il fatto che le simmetrie in generale hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della fisica, e di fatto possiamo anche dire che l'idea di pensare a qualche cosa di simmetrico, che semplifica anche la descrizione e matematica, non è qualche cosa che stiamo inventando, che abbiamo inventato oggi, ma è qualche cosa che ritroviamo sicuramente nel passato. Basta pensare, diciamo, ai nostri predecessori, i greci, i filosofi, che di fatto erano anche dei fisici, che pensavano appunto che ci fosse una connessione molto forte fra le simmetrie e la descrizione dei processi fisici. Un esempio pratico è il fatto che in passato, per esempio, si credeva, prima di fare delle, come dire, osservazioni scientifiche, che i pianeti, per esempio, dovessero seguire delle orbite circolari, proprio perché il cerchio esprime, dal punto di vista geometrico, l'idea della perfezione. Infatti, se pensiamo alla definizione del cerchio, il cerchio che cos'è? È il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da uno stesso punto, che è chiamato centro. Appunto è, come dire, l'espressione della perfezione. Di fatto poi abbiamo visto che le cose non vanno così, e questo allora potrebbe indurci, diciamo, in tentazione, dicendo: allora questa storia delle supersimmetrie non funziona bene. No, perché guardando più a fondo, e per esempio pensando alle leggi di Newton che ci permettono di descrivere il comportamento dei pianeti attorno al Sole, capiamo che in realtà le simmetrie, quando le comprendiamo a livello giusto, a livello opportuno, sono proprio lo strumento che ci permettono di comprendere profondamente la realtà, perché il passaggio che c'è stato dai greci alle leggi di Newton è stato proprio il fatto che i greci pensavano a delle simmetrie associate alla forma dei corpi. Le leggi di Newton invece ci dimostrano che queste simmetrie non valgono per quella che potremmo considerare una particolare soluzione dell'equazione che descrive un determinato problema, ma valgono per tutte le soluzioni di quel determinato moto. Cioè, in altre parole, quello che sto provando a dire è che la simmetria deve essere qualche cosa che applichiamo alle leggi del moto. E allora, diciamo, per concludere questa parte riguardante le simmetrie, possiamo dire che un ulteriore passo avanti è stato fatto all'inizio del secolo scorso con l'enunciazione del teorema di Noether, che ha messo in collegamento la fisica
con le simmetrie, dicendo che ogni qualvolta noi ritroviamo una legge di conservazione in fisica, questa è associata ad una determinata simmetria. Allora, l'esempio più semplice è quello di pensare appunto alle leggi che utilizziamo per descrivere il moto dei corpi. Queste sono le stesse, non cambiano in funzione del tempo. Dal punto di vista matematico, allora possiamo dire che le nostre equazioni sono invarianti, cioè non cambiano, quando applichiamo una traslazione temporale. Allora, dove sta la connessione fra questo fatto e la fisica? Allora, andando a guardare in dettaglio, scopriamo che questo è intimamente connesso con la conservazione dell'energia di un sistema isolato. E questa è la cosa, diciamo, fondamentale che lega questi due aspetti, la legge di conservazione in fisica da una parte e la simmetria dall'altra. Allora, come dire, lasciandoci un po' guidare anche da ciò che è successo in passato, oggi ci piace pensare che ancora una volta le simmetrie e l'approccio semplice della simmetria possa darci un suggerimento dove andare a cercare delle risposte per comprendere la realtà che ci circonda. E quindi, pensando allora al nostro esperimento, la nostra ricerca punta a cercare questo, punta a trovare questo processo, proprio perché questo in maniera chiara dovrebbe dirci che le supersimmetrie esistono nell'universo. L'ultima cosa che vorrei ricordare è che da un punto di vista, come dire, prettamente sociologico, è anche importante sottolineare che la fisica ecosperimentale, più che, diciamo, più che la fisica teorica, si fa non soltanto con la testa ma anche con le persone. E allora è fondamentale, quando si fa fisica sperimentale, perché di solito è un esperimento è fatto da più persone, costruire un buon gruppo e avere anche dei leader, dei capi che siano capaci di tenere insieme queste persone, di motivare queste persone per poi alla fine riuscire a raggiungere il risultato di fisica che ci siamo prefissi.